Allora, siamo qui con Giuseppe Giuliano. Giuseppe oggi ha segnato un gol. A chi lo vuoi dedicare innanzitutto questo gol? No, lo dedico ai tifosi prima di tutto e poi anche al mister che comunque quando può mi dà sempre fiducia. Appunto, domenica come vedete la gara? Anche perché affronterete di nuovo il Massa Lubrense. Sì, noi soprattutto in casa gare facili non ne abbiamo perché lo sappiamo che quando vengono in casa nostra anche un punto per loro è oro, quindi sarà una partita difficile. Riguardo me, cioè, se gioco io dal primo minuto do il massimo, ma anche se sono a disposizione anche della panchina. Giuseppe, poi te lo chiamo anche perché, soprattutto perché sei di Nocera, domenica il Sant'Agnello gioca con la Palmese. Voi che già l'avete affrontata, secondo voi avrà difficoltà come l'avete avuta voi oppure vincerà facilmente? No, io penso di no, perché comunque la Palmese, soprattutto in casa, è una squadra abbastanza dura, quindi come abbiamo avuto noi difficoltà, penso che le avranno anche loro. Ai compagni, all'allenatore, anche agli avversari, come commenti oggi l'arbitraggio? Secondo te è stato troppo a favore, troppo a sfavore oppure è stato un arbitraggio corretto? Ah, vabbè, per me è stato un arbitraggio abbastanza corretto, ha fatto qualche errore sia da un lato che dall'altro, però comunque ci può stare. Perfetto, grazie Giuseppe, ti auguriamo una buona serata. Ciao.